Perché tra un attimo tiriamo fuori il blocchetto, sequestriamo tre morti più durati. Hai una patente? Dammi anche voi. Stai registrando con la GoPro? Iniziamo bene proprio. Bella raga, oggi siamo in questo nuovissimo video. Oggi lo scooter lo lasciamo un attimo da parte. Poverino il booster, ma ogni tanto bisogna usare anche lei, se no si sente discriminata. E poi mi dice, solo perché lui ha la targa, io no. Tiriamole fuori tutte e due perché tanto arriverà anche Edoardo. Cioè tra poco dovrebbe già essere qui. Prima di tutto non so bene voi quando vedrete questo video, perché probabilmente lo vedrete già a febbraio. Non lo so, io non ho mai capito sto cavalletto di sta moto. Vabbè. Allora, sto cazzo di cavalletto, non è che se io giro il manubrio il cavalletto deve togliersi, perché sennò finisce male. Mi sa che oggi c'è un po' di polizia in giro. Ma tanto siamo nel mio cortile. Cosa fate ragazzi? State per uscire? No, è il prato. Magari passando dietro dalla stradina lì magari conviene. È da veramente tanto che non vado in pit bike. Oggi passiamo da dietro, dato che c'è un po' più di polizia, abbiamo visto. Comunque ho notato che il microfono, dopo una certa velocità, inizia a fare schifo. Quindi devo trovare un metodo per evitare questa cosa. Ma piano piano lo troverò. Ciao caro! Buono! Mi cago proprio tanto addosso. Quella è una giornata di emergenza. Ciao caro! Ma da quando è che batte che faccio impennare? Ma buongiorno! Siamo giunti a quel punto, ancora meglio, siamo giunti a quel video che voi forse aspettavate più di tutti, ma che io speravo che non arrivasse mai, ma purtroppo è arrivato. In questo video interverrò miliardi di volte perché ci sono miliardi di cose da capire e miliardi di incomprensioni. Quando intervengo nei video mi vedete sempre con il cappellino, perché io edito i video o di mattina o di sera, quindi i capelli sono in una condizione che è meglio lasciarli stare. In questo momento intervengo per dire cosa? Per dire che io e Edoardo, in questo momento del video, decidiamo di andare nel prato dove siamo sempre andati per imparare a impennare, dato la nostra scarsità, data la nostra poca abilità nell'impennare. Volevamo evitare di distruggere le pit bike sull'asfalto, e almeno se le lanciamo sulla terra, come è già capitato con la Caio, non si fanno un granché. Quindi decidiamo di andare in questo campo, dove siamo sempre andati nell'ultimo periodo e dove mai nessuno ci è venuto a dire qualcosa, perché se non l'avreste visto in un video non ci sarebbe motivo per il quale io non ve l'avrei fatto vedere. Anzi, sarei io un demente che non avrei sfruttato quell'occasione per farvi vedere un Angry People come piacciono a voi, perché io vi conosco, so che a voi piacciono gli Angry People. E basta, quindi vi lascio continuare il video. Volevo solo specificare questa cosa. Ci vediamo tra pochissimo, perché tanto dovrò intervenire tra giusto qualche minuto, bella. Marco, ma sai cosa ho notato? Che io sono in due tuoi video e ho sparato due persone in tre video. Vai, spari una. Domani esce il video di te che hai scaldato il disco. Oh, ma col motardo nel prato! Questo lo lancia! C'è una macchina! E rieccomi qua, ve l'avevo detto che tornavo tra pochi minuti. In questo momento, dopo 5-10 minuti che eravamo nel prato, noto una macchina scendere dal vialetto di fianco a quel prato lì. Vedendo l'andatura della macchina ho subito capito che non era uno che andava a fare la spesa, ma era uno che veniva a cazziarci. A quel punto io e Edoardo siamo usciti dal prato e siamo tornati nel gruppo. E questo è ciò che è successo. Non buono.
Come? Cosa? Non ho capito. Te lo spiego meglio. A parte di proprietà privata. Sì. E poi è coltivato. Voi entrate con le foto e rovinate anche tutto quello che è seminato. Mi pare una cosa logica? No, ma dov'è scritto proprietà privata? Eh beh, ma se il cartello è lì, io intendo. Se vuoi che faccia mettere il cartello, ma è proprio attivato da sempre. Dall'altra parte non coltivato, ma non ci spendono soldi per coltivare. Ma non mi sembra coltivato questo. Non mi sembra coltivato questo. Come? Forse si chiama la pula, aspetta. Qual è il problema? Il foto è sempre caso che tu puoi continuare io il fatto. No, questa va bene, ma che penso no. E va bene, noi le abbiamo chiesto scusa. Ho fotografato anche mentre eravate là dentro, eh. Ma lei non può fotografarci. Scusi, in casa mia posso fotografare? No, lei viene giù, ce lo dice. Perché? Ero in casa e sto fotografando. Quindi se continuate, mi vado a fare le luci. Perfettamente, ma io le sto dicendo. Noi non sapevamo che questa, prima di tutto, fosse proprietà privata. Però l'ha detto il custode. No. Il custode è venuto due volte. A me non mi ha detto nulla nessuno. A me nessuno mi ha detto nulla. Questo lo dico io. No, va bene, ma difatti le sto dicendo. Ok, non lo sapevamo, ci scusi. Ma lei c'ha ragione, eh? Ma io le sto dicendo, non ci sembrava, punto uno, un campo coltivato. E punto due, non abbiamo visto cartelli su questi, tipo, su questi alberi qua. Proprietà privata, abbiamo pensato. Ma va bene, ma se lei ce lo dice, non c'è nessun problema. Se lei scende di qua, ci dice, guardate ragazzi, c'è questo, quest'altro, come ha fatto adesso. No, ma a me nessuno mi ha detto nulla. Quindi le sto chiedendo scusa, non salgo più lì, non è un problema. Però non mi fa le foto. Perfetto, allora le cancelli. Se per caso mi rivedo, dice. Ma non è se per caso, perché lei non può fotografarmi. In casa mia. Se lei viene in casa mia non posso fotografare. Se non c'è un cartello lì che mi dice. La rete che confina. Io là l'ho visto il cartello proprietà privata. Ma è là in fondo. Va bene, comunque è proprietà privata. Ok, ma va bene, però lei non mi fotografa. Noi abbiamo sbagliato magari a venire lì, che non sapevamo fosse proprietà privata, ma lei non mi fotografa. Va bene, comunque adesso non tornate più, perché la prossima volta io vado veramente fare. Perfetto, però se lei ha fatto delle foto mi fa il piacere di cancellarle. Signore, stia tranquillo e vi faccio una risata che ha ancora tutta la vita davanti. Beh, non credo, però. Rieccomi qua, allora spieghiamo tutto ciò che è successo. Il signore è sceso, ci è venuto a dire che quella era proprietà privata e che il campo era coltivato. Diciamo una cosa per volta. Proprietà privata. Nel campo dove abbiamo girato noi c'era il campo a sinistra, a destra un vialetto, ancora più a destra un altro campo. Nel campo tutto a destra c'era il cartello proprietà privata, appeso a un palo, quindi lì non ci siamo andati. Mi correggo, non ci siamo mai andati. Nel vialetto ovviamente era chiuso da un cancello, quindi non ci siamo andati. A sinistra c'era questo campo, senza un cartello proprietà privata, appeso a un albero o anche a un palo, nessun cartello di proprietà privata, senza una recinzione come ha fatto notare Batta, che sarebbe da mettere una recinzione che confina, ovvero che delinea il perimetro della proprietà privata, ecco. E quindi a noi quello a prima vista ci è sembrato un campo non di proprietà privata. Poi, come già detto, non era la prima volta che ci giravamo e, ripeto, nessuno c'era mai venuto a dire qualcosa, perché sennò l'avreste visto in un video. Passando al campo coltivato, io non me ne intendo, ma Edoardo, che ha un campo, se non erro, o anche di più, non qui in città ovviamente, ma fuori città, se ne intende. E quello non è un campo coltivato. I campi coltivati si riconoscono, come avrete visto nel video, quello delle tre inquadrature dove c'ero io, Edoardo e Simone, quello con l'YZ, io con la Caio, Edoardo con la Pitbike, appunto, che c'è stata una scena dove Edoardo ha detto quello è coltivato, questo non è coltivato, e come potrete vedere si vede se un campo è coltivato o meno. Quel campo lì, posso assicurarvi, non è coltivato. Detto ciò, io ho cercato di far capire al signore che noi avevamo sbagliato, ma che lui aveva anche sbagliato a farci le foto, perché va bene il discorso io sono in casa tua, ma non va bene il discorso io non ti sto facendo nulla di male, perché io non ti sto rubando in casa. Quindi le foto me le puoi fare, ma se poi vieni da me le cancelli, perché se mi fai le foto e poi vai dalla polizia a denunciare, che poi denunci per ignoti, perché non sai chi siamo,
è un discorso, ma se vieni da noi poi le foto non te ne fai un cazzo, sinceramente. Quindi gli ho chiesto di cancellarle. Alla fine, come avete visto, non ci siamo attaccati col signore. Tra l'altro è andato anche a vedere la targa del mio amico Simone con l'F10, poverino. E ovviamente lui ha detto: questa è una strada pubblica, io ho la targa e tutto, posso stare qui. Effettivamente aveva ragione. Detto ciò, questa è stata la prima cosa che è accaduta in tutta questa giornata. E forse è stata la scintilla che ha fatto prendere fuoco la benzina, almeno così si dice, o almeno dico io. Molto probabilmente penso che sia stato questo gentilissimo signore qua a chiamare la polizia. Mi sembra un'esagerazione, anche perché io, come avete visto dal video, ho chiesto scusa, e non sapendo appunto che quella fosse proprietà privata e un campo coltivato. Ma del campo coltivato ancora non mi convince la storia. Però proprietà privata, quello non lo sapevamo appunto, dato che non c'era nessun cartello. Non potevamo immaginare che un cartello a 300 metri di distanza delineasse anche quella parte lì. Detto ciò, abbiamo sbagliato noi ad entrare lì, ha sbagliato il signore a farci le fotografie, spero che l'abbia cancellata, ma tanto senza targa, con il casco, la mascherina, non può denunciare nessuno. Vi lascio continuare il video, e che tanto adesso arriva la parte bella, che tutti state aspettando da esattamente 8 minuti e passa, forse anche 9. E niente, quindi buona visione, divertitevi, io non mi divertivo tanto in quei minuti. Bella raga! La mia targa poi mi dai, è un F10. Ma non lo vedi che è tutto originale? Ma è un F10. Ma perché è troppo potente, cioè. Abbiamo il titolo, abbiamo il titolo. È gripipo il fatto. Ma scusate però, se proprietà privata è scritto là in fondo, perché? E poi non è coltivato, zio. Ma lo vedi quello coltivato di ladio? Io che vado con mio padre l'ho visto com'è. Io andrei a fargli enduro in giardino. No, il problema è che se chiama la pula voi due siete fottuti. Cioè, adesso quella è la polizia in borghese, prende la sirena, la mette sopra. Se arriva la pula le abbiamo. Edo! Aia! Rieccomi qua. Allora, prima di lasciarvi al momento clou del video, prima di tutto, molti di voi scriveranno sotto nei commenti, ne sono sicuro, perché non sei scappato, se ne avevi la possibilità e il tempo. Allora, non sono scappato per il fatto che, come avrete visto, la polizia non si è fermata subito, ma è passata. Dopodiché ha fatto inversione a U ed è venuta da noi, quindi io avrei avuto il tempo per scappare, avevo anche la pitbike accesa. Ma dopo ciò che era successo con quel signore, eccetera, avevo capito che non era una pattuglia che girava di là, ma era stata chiamata. Quindi ho preferito evitare, dato che rimanendo fermo sono successe varie cose, ma se io fossi scappato sarebbero successe altre cose molto più gravi. Quindi è stata la cosa giusta a parer mio. Molti magari diranno nei commenti: non hai le palle per scappare, eccetera. Ognuno potrà pensare come vuole, ma io, ragionando un attimo con la testa, ho preferito fare così per evitarmi verbali, sequestro della moto, eccetera. Non sto a intervenire dopo, quindi vi dico tutto adesso e poi vi lascio le clip libere senza nessuna interruzione. Quando si fermano mi chiedono ovviamente di spegnere la moto, i documenti, eccetera, e io gli dico se potevo spiegargli il motivo per il quale eravamo lì. E a questo punto voi direte: ma che motivo hai tu per essere lì, no? Il motivo c'è, ovvero che purtroppo, magari qualcuno lo saprà, dato che su TikTok avevo detto qualcosa, mi sembra, in qualche commento di un video in cui ero stato taggato. Purtroppo io soffro d'ansia, non sto a entrare troppo nei dettagli, ma quest'ansia mi porta al non riuscire ad uscire dopo un tot di tempo. Cioè, se io esco un pomeriggio riesco ad uscire 2-3 ore, ma dopodiché non me la sento più, non riesco più. E con quest'ansia non riesco ad andare nei posti appositi, quindi in proprietà private, ovviamente nostre, o in piste, o in varie cose, comunque fuori dalla mia città, eccetera. Purtroppo c'è questa cosa e ovviamente la devo accettare. Non entro troppo nei dettagli, ripeto, non è un video spiegazione, se volete poi ve lo farò, ma non è un video spiegazione della mia ansia questo. In sostanza io soffro d'ansia e quindi questo mi porta al utilizzare la pitbike in quella zona industriale, che purtroppo adesso non posso più utilizzarla lì. Mi ha portato a usare la pitbike nel parco, quello che conoscete tutti ormai, e appunto mi limita tanto nel fare le cose, come l'andare all'EICMA, come il portare la pitbike in pista, sia da cross che da motard,
come fare tantissime cose. Volevo solamente specificare questo perché mi sarebbe veramente dispiaciuto tagliare delle clip nelle quali io spiego appunto alla polizia della mia ansia, però intanto gli do i documenti e tutto, quindi mi sarebbe dispiaciuto tagliare quelle clip là. Quindi penso sia arrivato il momento per dirvelo anche a voi e di scusarmi ovviamente se i video sono più o meno tutti uguali, ma appunto anche per questo problema dell'ansia riesco a fare più o meno sempre le stesse cose e non riesco mai a spingermi un pochino oltre. Quindi detto ciò, vi lascio guardare le clip pulite senza nessuna interruzione e basta, quindi noi ci diamo più avanti e buona visione. Aia. Salve. Certamente. Allora, abbiamo alcuni problemi. Non so da dove volete che inizi. Primo, questa è una moto cross, una pit bike come l'altra, non potete andare su strada. No, ma non siamo andati su strada. Questa è strada, Ma difatti, no, ok. È strada e basta. Secondo, abbiamo la targa tirata troppo su, è un'altra violazione. Meno male che la prendete sul ridere, perché da un attimo tiriamo fuori il blocchetto e sequestriamo tre moto, figuratevi. Ci date i documenti? Certo. E le posso spiegare il perché siamo qua? Praticamente, allora, lo spiego a lei o... No, ascolta. Praticamente succede che io dalla prima quarantena, cioè dal primo lockdown, soffro d'ansia fortissima. La carta d'identità va bene? Quanti anni hai? 18. Hai una patente? Del cinquantino. Dammi anche fuori. Praticamente io soffro d'ansia tantissimo dalla prima quarantena. Perdonate. E non riesco ad uscire praticamente, no? E allora con mio padre prendiamo il doblò e la portiamo qui. Così almeno la uso un pochino qua. E qua come l'hai portato? Col doblò. E questa è la strada pubblica. È una bella risposta. Sì, no, ma ha ragione quello. Però la... C'è incidente? No, quello poi sono cazzi, sì. E allora? No, appunto solo per utilizzarla un po'. Ma non è la giustificazione? No, ha ragione, però le spiego il perché eravamo qui. L'assicurazione? Cioè non si può, non è targata? No, ma lo so. Scusate, questa roba solo in proprietà privata, qua no? No, lo so, difatti c'è lui che ha la proprietà privata. Però per problemi non riesco ad andare. Come si chiama? Sinfrigni. Sì. Sei tu? Dove abiti Sinfrigni? Tranquillo. È tutta modificata. Porco. Allora, per... No, quanti anni hai? 18. 18. E invece la ragazzina? 19. 19. Scusa ragazzina perché il casco... Sì. Dove abiti tu? Corso... Molto bene. Quindi come farete a portarle via queste moto se non me le portate neanche a caro prezzo? Col doblò. Mio papà c'ha il doblò. Vieni a prenderlo e chiamalo. E siamo qua, io e Edo, nella zona industriale, quella dove giriamo in pit. Vieni, riesci a venire qua col doblò? Sei in officina? Perché? Perché è arrivata la polizia e basta. Ok, ciao. Ciao. Io 16%. 16%. Raga, c'ho la batteria scarica della GoPro. Se non è di plastica, se riesci a piegare con la targa, sono tirato. Ehi, no, il verbale no. E se le pit bike rimangono in garage, non si esce più in pit bike. No, brusa. No, adesso arriva in penna. Sì? Papà carica anche l'altra pit bike. Come? Caricherà anche l'altra? Sì. Tanto nel doblò ci sta. Adesso era a fare la spesa, ha detto che poi andava in officina, prendeva il doblò e veniva. Quanto ci va più o meno? Perché noi non abbiamo tutto il tempo. Non lo so. Stai registrando con la GoPro? Sì. Quindi se vuoi puoi cancellare, sennò ti... No, no,
va tanto bene. No, però io so che il pubblico ufficiale, se è in servizio, può essere filmato. Basta che non filmato, però. Cosa? Dipende cosa fai del filmato. Certamente, non ho quello. Difatti stavo dicendo, basta che non viene pubblicato o cose del genere. Quindi se posso la lascerei accesa. Ti fa piacere, se ti senti più sicuro. Lo youtuber, cioè, non è proprio un lavoro, però queste cose le so, diciamo, mi sono informato prima di iniziare. Aspetta, poi te la tengo. Adattamento della targa. Tra due Angry People. Ma che due Angry People? Un Angry People e un sequestro. Edo, poi tu ti fai portare da qualcuno, perché il doblò ha due posti. Stiamo aspettando il babbo che venga col doblò a prendere le pit bike. Rimane in garage. Rimane in garage. Rimangono? Rimangono in garage. Ciao. Ci hanno detto anche che forse ci mandano i cazzi a casa perché non abbiamo le mascherine. Ma scusa, se tu sei in moto col casco non puoi mettere la dobbiamo... mascherina. No, ma funge. Bravo, bravo, bravo. Bravo, 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 bravo. Sei stato quel vecchio di merda. Ma non mi dire. Non minchia, non ti sfugge, non ti sfugge proprio niente. Ma poi prima è arrivato un vecchio. Guarda, entra lì forse. No. È arrivato uno con una panda, no? Palla. Ha detto voi non potete stare qui, quello è privato, è coltivato. Ha visto le nostre due moto senza targa. Ha visto le F10 e ha fatto. Adesso faccio le foto alle targhe dell'F10 se c'era o meno. Ciao Marco, senti, devo... No, 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 allora senti, non devo chiederti niente. Allora tu sei stato ragazzo anche tu, no? Allora no, no, premetto che Alberto non è caduto, non ha ucciso nessuno, niente, stai tranquillo. Però devi ricordarti che hai un figlio un po' smemorato. Allora, diciamo, si è dimenticato non di dirti una cosa, ma accidentalmente il libretto e l'assicurazione e, per qualche strana coincidenza, potrebbe per caso avere due verbali. Benissimo. Ma adesso è andato un attimo in bagno. Non è vero, sono qua. Guarda, metto il passo dei battelli. Bene, quindi bisogna trovare un altro nuovo posto. Prena mano. Eccolo. Basta, guarda papà. Ma questo è stato modificato. Inzo, poi mandami tutto. Bella raga. Ciao. Spingendo la pit bike, portandola in garage, perché anche oggi rimane in garage. Quindi raga, il video termina qua, spero che vi sia piaciuto. Come avrete visto alla pitbike non è successo nulla, ce l'ho ancora in garage sia io che Edo. Nel momento in cui sto registrando questa clip non ho ancora trovato un nuovo posto dove andare con la pitbike. Purtroppo, come vi ho già detto nel video, per la mia ansia non riesco ad andare fuori città, quindi in dei posti proprio appositi. E detto ciò io vi saluto, spero che il video vi sia piaciuto. Lasciate like, iscrivetevi, commentate, seguitemi su Instagram, link in descrizione. Il video è durato veramente tantissimo, quindi non sto a sprecare altre parole, non vi sto a far perdere altro tempo. E noi ci vediamo con un prossimo video. Mi raccomando, esce un video ogni 3 giorni. E basta, bella raga.